quando ho 8 anni comincio a votare, e questa è la parte importante per me quest'anno. E mi ha conquistato il fatto che Roberto e tutti quelli che hanno collaborato con lui, che hanno sorretto la sua candidatura, sono partiti dalla città, ma ancor prima dai cittadini. E il bello lo possiamo trovare solamente all'interno di contesti gestiti da persone oneste come Roberto e tutta la sua squadra. Il diritto di voto è stato conquistato da noi con immensi sacrifici. Il non votare significa tornare indietro, non andare avanti. Coloro che parlano e lo dicono fanno molto male, perché il voto è stato dato alla gente con grandi sacrifici e con morti immensi del nostro paese. Io sono un giovane monzese con a cuore la nostra città e mi piacerebbe che i giovani potessero essere partecipi, attivi. Non ci servono, come nella passata amministrazione, iniziative d'élite con uno stile autoreferenziale da carta patinata. A noi servono spazi e momenti in cui la nostra espressività e il nostro protagonismo ci facciano sentire normali cittadini di una comunità locale, di una città importante come Monza. Roberto sarà un sindaco che avrà interesse per la gente. Ha messo la persona al centro del progetto, e questo è il primo indicatore per me fondamentale. Avevo dubbi già prima su chi votare. Quando ho scoperto che Roberto Scanagatti sarebbe stato candidato sindaco, sapevo già che avrei votato decisamente per lui. Credo che dovrebbe diventare una città modello, una città in cui ognuno è felice di vivere, di stare. Roberto, ce la farai, ciao! Credo che un regalo come quello che mi è stato fatto questa sera, tutto sommato non è che io me lo meriti più di tanto. È stata una campagna elettorale, devo dire, bella, bellissima, perché poi questa città è una città che tutte le volte ti sa sorprendere, ti sa dare qualcosa appena tu in qualche modo glielo chiedi. Abbiamo capito che forse questa città, lo abbiamo detto fin dall'inizio, meritava qualcosa di più e merita qualcosa di più, perché chi è venuto prima di noi ha in qualche modo violentato la natura e l'identità stessa di questa città. Un altro degli impegni che io voglio assumere è quello di dare conto delle iniziative e delle attività che noi svolgeremo in Consiglio Comunale. Abbiamo fatto un lungo percorso, è stato un percorso faticoso, che peraltro non si è ancora concluso, perché io davvero fino all'ultimo vi chiedo di continuare a dare una mano. La meta è lì vicina, la dobbiamo assolutamente raggiungere, e sperando appunto che poi lunedì il risultato sia quello che tutti noi auspichiamo, non posso fare altro davvero che dirvi grazie, grazie davvero, grazie in tutti i modi, e magari lunedì sera ci ritroviamo qui per una grandissima festa, perché comunque vada è stata un'avventura straordinaria. Grazie.